Ciao a tutti, io sono Matteo Fivizzani e oggi vi parlerò di San Cristoforo che abbiamo fatto insieme con un professore a scuola. E niente, adesso vi racconterò la storia. San Cristoforo è nato a Cananea ed è morto ad Anatolia. San Cristoforo è tuttora venerato dalla Chiesa, sia da quella cattolica sia da quella ortodossa. E secondo la Chiesa di Occidente, nel 250 subì il martirio. Era alto 2,30 m San Cristoforo e viene chiamato gigante cioè sulle spalle Gesù, cioè aveva un bastone fiorito e il suo onomastico è il 25 luglio. 25 luglio in Occidente e 9 maggio in Oriente. Quello che faceva San Cristoforo, dato che era un gigante, trasportava le persone dall'altra parte del fiume, anche soprattutto quando il fiume era in piena. Protegge i postini, i barcaioli, gli automobilisti e i viaggiatori. Diciamo che viene chiamato anche gigante che porta sulle spalle Gesù perché un giorno arrivò un bambino e chiese di farlo passare dall'altra parte del fiume e lui ovviamente accettò. E nel mentre che lo trasportava, ad un certo punto questo bambino diventò pesantissimo. E quando lo portò dall'altra parte, il bambino gli disse che lui era Gesù e che stava portando tutti i peccati dell'umanità. Questa è la mia spiegazione di San Cristoforo, spero che vi sia piaciuta e speriamo di rivederci la prossima volta. Ciao!